Visto che sta piovendo, mi metto a corrigere alcune cose. L'ultimo gameplay era del giorno 5. Secondo il calendario di Minecraft, ora stiamo al giorno 8. Cosa ho fatto in questi 4 giorni? Ho un sacco di cose. Prima di tutto sono riuscito a reperire un po' in giro un paio di blocchi di ferro. Ho scavato molta sabbia, arenaria, pietra. Perché? Perché mi voglio costruire un pontile e farmi casa in mezzo all'acqua, per essere sicuro che i mob non mi vengano a rompere i coglioni. Con la sabbia ho fatto l'arenaria e con l'arenaria ho fatto questi mezzi blocchi che sono comodissimi per costruirmi un pontile. Perché imiterò il gioco di mio fratello per poterlo sopravvivere. Cioè, visto che sulla Terra cade sempre la neve, si congela l'acqua e le coltivazioni andrebbero a puttane, faccio come fa lui, mi costruisco le coltivazioni direttamente in mezzo all'acqua. La casa sarà in fondo a questa pedana e ai lati mi farò le coltivazioni. Ho raccolto un po' di semi in giro e durante alcune notti ho pescato come un disperato. Infatti quei 21 pesci ne sono la prova. Mentre invece per quanto riguarda le ossa ho avuto un po' di fortuna perché finalmente ho avuto il tempo di fondere il metallo, il ferro che avevo raccolto in precedenza, e l'ho investito tutto quanto nell'armatura e in una spada. Il piccone di ferro per il momento non mi serve, meglio utilizzare quelli di pietra che sono più facilmente rinnovabili. Un altro problema che mi è venuto incontro è il fatto che su quest'isola ci stanno solo abeti e ce ne stanno pure pochi, e allora ho dovuto farmare come un disperato. Tutti gli alberi che ho tagliato, ho raccolto tutti gli arboscelli che sono riuscito a trovare e li ho ripiantati. E per farli crescere sicuramente li ho ripiantati dove c'erano i fili d'erba e i fiori. Perché se riescono a crescere i fiori è un punto molto fortunato per far crescere anche un albero. Almeno questo ho notato. La problematica è che sto su una gigantesca isola. Che succede? Oh, un bug. Beh, almeno una cosa è sicura. Il mio nome, come seme del mondo, ha generato un'isola fredda, isolata, triste, vuota. Mi ricordo un po' la mia vita, certe volte. Vabbè. Adesso mi posso dedicare a costruire le sezioni che ospiteranno le coltivazioni. Cercherò di farne il più possibile per avere una fonte di cibo rinnovabile e continua. Grazie a cielo ha smesso di piovere. Quel rumore di pioggia rompeva le balle in un modo incredibile. Vedete quanti alberelli ci stanno proprio a vista? Sono tutti quelli che ho ripiantato perché prima là non ci stava un cazzo. Tutta la legna che ho raccolto la conservo, la sto conservando, ma soprattutto la sto razionando. Cerco di non sprecarla, anche se un po' la dovrò sprecare perché mi serve carbone, perché sto un po' a corto. L'unica cosa che mi resta da fare è utilizzare il poco di carbone che mi è rimasto per creare la carbonella. Comunque, nelle prossime notti, nei prossimi giorni, cercherò in ogni modo di prendere più legna possibile e cercherò di avventurarmi in qualche grotta per reperire un po' di carbone e un po' di metallo. Per il momento tutto il metallo che trovo lo sfrutto creando spade, perché bisogna avere molta protezione con l'armatura, ma bisogna anche avere delle armi performanti. Ve lo dico subito, se avrò il culo di beccare qualche grotto, qualche diamante, i primi pezzi di diamante finiranno tutti quanti in una spada. Perché qua
Solo col ferro non vai avanti. Per fortuna che durante le notti precedenti ho beccato molti danni. Ho avuto la fortuna di ucciderli uno alla volta, anche se mi attaccavano in branco certe volte. Ma grazie alle palle neve sono riusciti ad attirarli colpendoli dalla distanza. Le palle neve li colpiscono, mi vedono, vengono e li affetto. Mi hanno droppato molti occhi che non mi servono un beniamato cazzo adesso. Però in compenso mi hanno dato molte cordicelle. Per il momento con quelle cordicelle, da quello che so, se ne metti quattro, creano il blocco di lana e quindi puoi farti il letto, ma per il momento non mi serve dormire, per il momento devo lavorare per crearmi casa e delle coltivazioni. Dormire non è una delle opzioni accettabili, almeno in questo momento. Ora come ora devo crearmi tutte le coltivazioni possibili, devo cominciare a coltivare e per poter coltivare sfrutterò tutte le ossa che ho trovato dagli scheletri per fare la polvere d'ossa. Con la polvere rossa in questo gioco l'OGM è nulla in confronto. Ok, il primo campo è pronto. Devo chiudere anche qua sotto perché se per caso i frutti che raccolgo, i semi, finiscono dentro l'acqua, finiscono sul fondo del mare. Non li posso recuperare. Invece chiudendo qua l'acqua rimane, però se per caso i semi ci finiscono dentro non sono persi. Ecco fatto. Il sole è al tramonto. Mi sa che mi devo dare da fare per finire almeno il secondo campo. O almeno costruirmi il recinto nel secondo campo. Ok. Ora devo metterci le torce. Perché non vorrei che i mob spawnassero su questi campi prima che ci ho messo la recinzione. Dopo che ci ho messo la recinzione possono pure sfumare quando gli pare. Appena li vedo, li massacro. Allora, se non mi ricordo male, per poter impedire la venuta dei mob bisogna mettere una torcia ogni 10 blocchi, se non mi sbaglio. Ma non ne sono sicuro. Io adesso col pietrisco mi faccio le recinzioni. Il legno me lo voglio conservare. Potrei fare le staccionate di legno. Però ho notato che le staccionate di legno è un materiale molto poco reperibile finché non incomincerò a crearmi una farm di alberi da qualche parte. Visto che invece la pietra è ce ne sta in grossa quantità, penso che sfrutterò la pietra per poter fammi le recensioni. E questo dove cazzo è uscito? Eppure ci stavano le torce. Come? Aspetta. In quel punto là forse ci sta abbastanza oscurità per farli spawnare. Vabbè, dopo dovrò metterci una torcia anche là. Per il momento devo arare, così mentre aro e costruisco il recinto, tutta la terra si idrata e sarà pronta per la coltivazione. Posso aspettare ancora un paio di giorni per coltivare perché tengo per fortuna abbastanza pesce, anche se sinceramente mi sono rotto di mangiare pesce un po' di pane anche. Non si vive di solo pane. Però nemmeno di solo pesce. Sarebbe bello mangiare della carne. Il problema vanno a trovare su quest'isola. Vabbè. Quasi quasi questa puntata la chiudo qui. Spero vi piaccia questa serie di Manga Hardcore. Che a me già mi ha fatto sudare freddo parecchie volte. Quindi spero che vi piaccia. Ciao.